26 aprile, Zagarolo City. Ho proseguito oggi, ho annaffiato, vedete, a distanza di pochissimi giorni già le piantine liberate nella libera terra, perché quando c'è la libertà è tutto, si sono già messe dritte, surattenti, guardate, e sono anche un pochino cresciute. Queste sono delle melanzane tonde in estate, l'insalata canasta, rughetta, basilico genovese. Lì abbiamo zucchini, zucchini ad alberello, questi qui dritti, zucchini normali e poi abbiamo anche dei cetrioli, perché il cetriolo in Italia non bisogna farselo mancare mai. Qui ho messo i pomodori proprio questa mattina da salsa. Purtroppo, come vedete, pendo un po' a sinistra e sono andato un po' storto lì sulla parte, non ho messo il filo, maledizione. E vabbè, ma d'altronde sono, diciamo, un ortolano grezzo, non sono uno specialista, un professionista. Adesso vi faccio vedere la meraviglia. Questo è un ciliegio ferrovia. Guardate, già ci sono le ciliegie, ha sfiorito da poco e sta mettendo tutti i frutti. Questo è il secondo anno che fruttifica, in realtà non ha fatte poche, ma già si vede che qui accanto ci metterò dei fagiolini questa settimana. Queste sono le cosce di Monaca. Ecco, già si vedono, vedete? Lunghe, poi diventano violacee perché dicono che le monache hanno le cosce violacee. Questo è un bel nocciolo, pero, guardate che bello, già con le sue pere messe. Andiamo ancora avanti. Questo è un melo selvatico, no, pero, sempre pero, che ignorante. Pero, che ancora sta sfiorendo. Ultimo. Ecco, questo è il melo. Guardate che stupendo, che magnifico. Questo fa quelle famose melette rosse, che non so come si chiamano, ma sono una specialità succosa. Questi sono cachi, cachi alla vaniglia, altre pere, un'altra qualità. Non mi sono soffermato sugli olivi perché insomma non è che interessa molto. Questo è un susino. Altro melo, questo è melo, sì, non mi sbaglio, altro nocciolo, un altro cachi, vedete? Già i cachi, eccoli, vedi, stanno per venire i fiori, vedi? Vedi che bello? La natura, quanto è bella la natura, guardate, guardate che fantastico. Questi sono ciliegi, già ci sono. Speriamo in una buona stagione che non vengano i vermi, perché insomma già di vermi ce ne sono tanti in giro, ma mangiarseli pure. Queste sono Ravenna, vedete? Grosse, belle. La compagna parmigiana un anno gli piacquero moltissimo. Guardate, fantastico. Speriamo che, appunto, come dicevo, ma basta coglierli in tempo. Bellissimo. Questa è una noce italiana, ma non si ingrassa e non si cosa. Altre ciliegie. Qui abbiamo un castagno che sono 3 volte che si secca, ricaccia, si secca, ricaccia, non ne vuole sapere, forse non ci fa il terreno. Qui c'era una carciofata che l'ho tolta, carciofaglia, ma la rimetto. Lì c'era la vigna che l'ho tolta proprio in questi giorni e ci metterò altri alberi sia di ciliegio che di frutta. Quella è etera selvatica che devo togliere perché è una schifezza. Questo è un altro ciliegio, sempre ferrovia. Vedete? È un po' tardivo, sta andando via il fiore, adesso viene il frutto. Queste sono una squisitezza. Questo è un altro melo, sempre come quell'altro. Se le fa sono una bontà. Questo è un albicocco che mi sembra che qualche cosa porti, però albicocco, vedete lì quanti ce ne sono? L'albicocco è un albero un po' strano, un po' forse. Comunque ci sono quest'anno, ne vedo diverse. È un po' strano. Si secca qualche ramo, si cosa, non lo capisco. Questi sono i fichi. I fichi non ci facciamo manca mai, no? Senza fichi.
e questi, per chi non li conosce, sono gelsi. Guardate che stupendi, non so se stiamo in controluce o... ecco, così è meglio. Questi sono gelsi bianchi, ma poi diventano neri quando sono maturi, sono buonissimi, un po' troppo dolci. Questo è un albero che si era seccato, non so per chi, è ricacciato, io lo faccio rinascere, io non mollo, diceva quello. Questo sono altre susine. E queste sono le gocce d'oro, sempre susino. Guardate, stupendo, guardate che roba. Questo c'ha qualche anno, mi ha dato soddisfazioni infinite. A cassette, guardate. Va bene, questo è il mio gallinaio. Purtroppo di galline ce ne sono rimaste soltanto 6 o 7, non neanche le faccio vedere che mi vergogno, ce ne ho avute fino a 50, c'avevo conigli, c'avevo tutto, però li rimettiamo, li rimettiamo. Questo è sempre l'orto, la parte di sopra. Va bene, qui Zagarolo Sidi, vi ho fatto fare un breve giro nella mia azienda agricola, portata avanti chiaramente con dilettantismo, come dicevo, butto a sinistra, però funziona. Vi mostrerò quando avrò messo i fagiolini ed altre culture. Arrivederci a tutti, qui Zagarolo Sidi, Alessandro Moniconi. Viva la natura! E viva Tsipras, cambiamo in Europa, e vota Furfaro.